Benvenuti alla presentazione della laurea magistrale in International Accounting and Management offerta dalla Scuola di Economia e Management dell'Università degli Studi di Siena per l'anno accademico 2020-2021. La laurea in International Accounting Management è una laurea specialistica offerta in lingua inglese che si rivolge essenzialmente a laureati di lauree triennali in materie economiche e aziendali. Tuttavia è anche aperta per studenti laureati in lauree triennali diverse che però abbiano durante il loro percorso accademico approfondito nel loro curriculum le materie aziendali, giuridiche ed economiche. Innanzitutto dobbiamo chiederci perché conseguire una laurea magistrale quando magari possediamo già una laurea triennale in materie economiche e quindi abbiamo già una buona conoscenza di questi temi. Beh, certo la conoscenza non è mai abbastanza, ma soprattutto perché esistono alcune professioni tipiche dei laureati in economia che richiedono un titolo di studio superiore alla laurea triennale, appunto la laurea magistrale. Fra queste professioni sicuramente spicca quella di dottore commercialista, che è sicuramente uno degli sbocchi più comuni per i laureati in economia, che richiede appunto per il suo svolgimento la laurea magistrale. Inoltre, un'altra professione che richiede la laurea magistrale è quella di revisore dei conti, per cui l'accesso all'albo e allo svolgimento di questa professione è limitata dal possesso della laurea magistrale. Infine, per quanto riguarda il settore pubblico, l'accesso alle alte cariche della pubblica amministrazione, alle cariche dirigenziali, è possibile solo con il possesso di una laurea magistrale. E infine, motivo sicuramente più importante, perché è sempre importante arricchire il proprio curriculum, soprattutto in maniera più approfondita rispetto alla laurea triennale. È innegabile che l'offerta di lauree specialistiche in materie economiche sia molto ampia. Dobbiamo quindi chiederci perché proprio la laurea in International Accounting and Management, che per brevità chiameremo IAMA. Beh, IAMA offre innanzitutto un curriculum molto ricco in quelle materie che approfondiscono il tema della gestione delle imprese e la gestione degli enti pubblici. Quindi coloro che hanno un particolare interesse per queste materie troveranno sicuramente soddisfazione nell'approfondimento di questi temi nei corsi, numerosi corsi che IAMA offre in questa materia. D'altra parte, anche coloro che sono interessati poi come sbocco professionale a svolgere funzioni nell'ambito della gestione delle imprese o degli enti pubblici, soprattutto a livello manageriale, sicuramente avranno in IAMA la possibilità di approfondire le loro conoscenze e di interagire con aziende ed enti al fine proprio di approfondire e di soddisfare questi loro interessi. Inoltre, IAMA offre una buona conoscenza, una buona formazione per quanto riguarda i rapporti e il funzionamento degli enti internazionali a carattere economico. Ci sono sicuramente dei corsi che si occupano di queste materie e soprattutto anche i corsi che non sono esclusivamente destinati a disciplinare appunto queste materie hanno comunque sempre uno sguardo rivolto al funzionamento degli enti internazionali. Di conseguenza anche coloro che siano interessati a svolgere in futuro una funzione professionale proprio all'interno di questi organismi internazionali troveranno in IAMA una buona base di preparazione, oltre che di apertura e di comprensione del funzionamento di questi enti. A maggior ragione, questo viene realizzato dal fatto che IAMA è una laurea interamente offerta in lingua inglese, i corsi sono in lingua inglese e quindi i fruitori di questo corso, gli studenti che decideranno di iscriversi ad IAMA, avranno la possibilità di acquisire un linguaggio tecnico in inglese nelle materie fondamentali di questo corso, che sono appunto le materie economiche, giuridiche e aziendali. Quindi,
Una laurea in inglese sarà sicuramente utile per coloro che vedono la propria carriera professionale proiettata all'estero, ma anche per coloro che ovviamente hanno come aspirazione, la possibilità di lavorare all'interno di aziende o di enti pubblici italiani, perché ovviamente oggigiorno è impensabile che un funzionario o un manager, non abbia, una conoscenza più che elevata della lingua inglese e della propria materia di specializzazione in lingua inglese. Per quanto riguarda i requisiti formali per l'accesso alla laurea specialistica IAMA, è necessario il possesso di una laurea triennale in materie economiche, aziendali o di ingegneria gestionale. È possibile comunque l'accesso alla laurea, IAMA anche attraverso una laurea triennale diversa, purché il curriculum di questa laurea sia stato fortemente caratterizzato dallo studio di materie economiche, giuridiche e aziendali. Infatti, almeno 60 crediti tra quelli sostenuti durante la laurea triennale devono riguardare queste materie e di questi 60 crediti 24 devono appartenere a materie di scienze aziendali, dal momento che ovviamente queste materie sono tipicizzanti e particolarmente approfondite nella laurea IAMA. Un altro requisito, dal momento che la laurea IAMA è in lingua inglese, è il possesso di un livello di lingua di livello di lingua inglese B2. Questo livello può essere dimostrato con un certificato internazionale riconosciuto dall'Ateneo di Siena, oppure con un certificato rilasciato dal Centro Linguistico di Ateneo dell'Università di Siena. Infine, è richiesta una conoscenza degli strumenti informatici, quantomeno, di base per il normale svolgimento delle attività di studio. Comunque, quando uno studente è in possesso di una laurea triennale, come precedentemente descritta, non abbia superato l'esame di laurea con un voto superiore a 100, è necessario, sostenere un test d'ingresso che viene organizzato ciclicamente, così da consentire allo studente di poter avere accesso alla laurea IAMA. È comunque chiaro che solo in possesso di tutti questi requisiti, quindi il requisito della laurea triennale, il requisito di lingua e di conoscenze informatiche, solo in questo caso sarà possibile sostenere gli esami del corso di laurea specialistica IAMA. Se guardiamo i contenuti del corso di laurea specialistica IAMA, possiamo osservare che molte materie hanno una proiezione verso il contesto internazionale. Ad esempio, la materia di International Management, che è un corso obbligatorio fondamentale del corso di laurea, ma anche la materia di Advanced European Union Law. Inoltre, ci sono molte materie di carattere sia aziendale che economico, che danno un quadro della materia che può essere utile sia nel contesto nazionale ma anche nel contesto internazionale, così come le materie di Models of Capitalism o Statistics for Business Decision Making, che sono tutte materie appunto fondamentali e obbligatorie del corso di laurea IAMA. Il curriculum di IAMA è poi composto da materie che, pur non essendo totalmente obbligatorie, sono incluse in gruppi di materie appunto in cui è necessario fare una scelta e sono materie estremamente attuali, come può essere la materia di Advanced Management Control and Sustainable Development oppure la materia di Knowledge Management. Tutte queste materie sono ovviamente a scelta nell'ambito di questi gruppi, di materie che sono parzialmente obbligatorie. Il curriculum della laurea specialistica IAMA si completa poi con lo svolgimento di attività pratiche come laboratori o corsi pratici, appunto, che possono consistere nell'approfondimento di lingue straniere oppure nello svolgimento di tirocini, come per esempio presso la struttura del Santa Chiara Lab, che è una struttura nella quale vengono approfonditi temi soprattutto legati al tema dello sviluppo sostenibile, sia connesso all'economia,
economia, ma non solo alle materie economiche, e che soprattutto ha un approccio molto pratico e molto proiettato verso l'esterno. Oltre a questo, poi lo studente gode di 12 crediti a scelta che serviranno per caratterizzare il suo piano di studi secondo le proprie preferenze e attitudini, ma anche secondo i propri obiettivi professionali. Infine, particolarmente importante per l'accrescimento del curriculum accademico della laurea specialistica IAMA, è sicuramente costituito dai numerosi scambi internazionali che l'Università di Siena e la Scuola di Economia e Management hanno. In particolar modo, lo scambio sicuramente più noto è lo scambio Erasmus fra università degli Stati membri dell'Unione Europea, che però negli ultimi anni è stato potenziato così da consentire una permanenza fino a 24 mesi, 24 mesi che possono essere trascorsi nella stessa università, ma anche in università diverse, per periodi di tempo che vanno da 6, 12, appunto, e 24 mesi. Poi l'Unione Europea ha trasformato anche il progetto Erasmus, e in questo ho partecipato anche l'Università di Siena, nel cosiddetto progetto Erasmus ICM, cioè un progetto che si estende alla collaborazione con università extraeuropee. In particolar modo la Scuola di Economia e Management vanta numerosi scambi con l'America Latina, con la Russia e la Cina, ai quali possono partecipare gli studenti per periodi che variano dai 3 ai 6 mesi. Ed infine, sia l'università sia la scuola di economia e management vanta anche scambi bilaterali, cioè scambi esclusivamente fra l'università e università straniere. Ultimamente ne sono stati conclusi anche nuovi accordi con università degli Stati Uniti, in cui appunto gli studenti possono svolgere attività e di ricerca e sostenere esami per un periodo di 3, 6, 12 mesi. Questo è estremamente importante perché in questo modo lo studente può appunto il proprio curriculum universitario, e sostenendo degli esami che altrimenti a Siena non troverebbe, e quindi avere anche un titolo che possiede una caratterizzazione internazionale. Bene, abbiamo quindi concluso questa brevissima presentazione del corso di laurea in International Accounting and Management, IAMA. Ovviamente potrete trovare molte più informazioni, ben più dettagliate, nel sito internet del corso che trovate riprodotto in questa slide. Speriamo perlomeno di avervi incuriosito e ovviamente potete chiedere ulteriori chiarimenti e spiegazioni ai responsabili dell'orientamento del corso di laurea che saranno a disposizione per tutta l'estate. Per il momento vi ringrazio e vi saluto.